E allora, ben trovati a tutti i consumatori che oggi avranno il piacere di seguire insieme a me questa, speriamo, piacevole conversazione. Io ho il grande piacere oggi di fare questa chiacchierata sulle tematiche del consumerismo e non solo con un'amica, con Carla Signoris, attrice, conduttrice televisiva, doppiatrice italiana e quindi una professionista che si muove con grandissima agilità nel cinema, nel teatro. In TV il palcoscenico è il suo terreno naturale, oggi la facciamo cimentare anche nel palcoscenico del consumerismo. Carla, ben Grazie. trovata, grazie. Grazie Deborah, sono già terrorizzata e mi Oh, sento assolutamente inadeguata a questo tipo di chiacchiere. e Però allora siamo in mi fa due, per piacere, cui. sono solo una cittadina, quindi questo devo fare. E allora ci renderemo, speriamo, ancora un po' più simpatiche agli occhi delle persone che oggi ci seguiranno. Ma in realtà non ti abbiamo convocato per caso, l'abbiamo fatto perché il mondo del consumerismo ti ha scelto come testimonial per questo progetto. Nella fattispecie l'ha fatto Assoluutenti, per questo progetto che si chiama Nessuno Escluso. È un'applicazione strumentale, è uno strumento che è inserito in un progetto che è stato finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico grazie a tutte le risorse che vengono raccolte e quest'anno, peraltro, da quello che mi risulta, sono anche parecchie, dall'Antitrust, l'autorità garante del mercato e della concorrenza, quando multa pesantemente le compagnie, le società e le aziende che non si comportano correttamente nei confronti dei consumatori. E quindi queste risorse appunto vengono così redistribuite e le associazioni dei consumatori mettono in pista dei progetti molto interessanti. Vuoi raccontarcelo tu, Carla, che cosa avete fatto, che cosa ti hanno chiesto di fare soprattutto? Ma devo dire che io non avevo nessun, non ho mai avuto nessun contatto con questo tipo di associazioni, nel senso che non mi è mai capitato, ma quando mi hanno proposto di partecipare a questo progetto ho detto sì, perché mi sono sentita veramente coinvolta nell'essere cittadina consapevole. Che è una cosa che spesso non facciamo. Noi non sappiamo quando vediamo in giro per la nostra città qualcosa che non funziona, che non è come dovrebbe essere. Io per prima non saprei a chi rivolgermi per trovare una soluzione, per segnalare il problema. Metti che io non sono una che vaga un po' per la città, sono sempre un po' con la testa fra le nuvole, ma c'è sicuramente gente che è molto più attenta alle disfunzioni della nostra città. E questa, poi ci sono tanti tipi di approcci a questo problema, perché magari ho per pigrizia, così, tanto se anche lo segnalo non succede niente. Invece questa applicazione che è Nessuno Escluso, è il portale per accedere a chi dovrà occuparsi del problema. Ed essendo un'applicazione molto semplice da usare, credo che riuscirò ad usarla pure io. Quindi la prima buca che vedo, track, digito e la segnalo. Certo. Carla, sicuramente in questi mesi in cui siamo dovuti rimanere chiusi in casa e magari abbiamo potuto solo perlustrare parzialmente, come dire, l'area attorno ai nostri quartieri, forse avremmo in realtà attivato un po' di più i radar rispetto a quello che non funziona. Secondo te che cosa è successo in questi mesi? Per la verità, magari non ci sono andate bene tante cose che dovevano arrivare dallo Stato, che ne so, un ammortizzatore sociale che non è arrivato, un'indennità che non è arrivata, forse a tanti aspetti della vita cittadina abbiamo fatto meno caso perché siamo stati coinvolti in ben altre emergenze, ma magari in realtà siamo stati forse più attenti a tanti aspetti della vita cittadina. Secondo te è successo qualcosa Ma in io noi? credo che l'unico forse piccolo vantaggio che ci viene da questo periodo assurdo che stiamo vivendo è proprio questa attenzione. Cioè, attenzione alle cose che importano di più, che sono più importanti, perché dando importanza a tutto in egual modo, ci sfuggono i dettagli e i dettagli fanno parte della nostra vita quotidiana, sono quelli che ci complicano la vita. Quindi è per questo che anche questa applicazione può avere dei vantaggi, perché è dai piccoli dettagli che poi nascono le grandi soluzioni. E come cittadino, se ognuno di noi diventa più consapevole, più attento, più insomma, più davvero più partecipe,
forse possiamo costruire una civiltà futura un pochino più a misura d'uomo, che ultimamente forse si era perso questo. Tra l'altro è anche interessante proprio la tipologia di strumento. Tu dicevi prima, se io mi ritrovo davanti ad una buca di una strada e magari inciampo e faccio pure male, a Roma peraltro queste problematiche se ne è parlato tanto qualche tempo fa, Ma non insomma, ma a parte credere, questo. non è solo Roma. Esattamente, anche noi qua a Milano non è che non abbiamo i nostri problemi. Detto questo, tu dici qualche volta non abbiamo neanche l'immediatezza di intuire o capire qual è l'interlocutore al quale andarci a rivolgere per poter denunciare o segnalare appunto disservizi e problematiche varie. Quindi qualche volta anche magari aiutare il cittadino con uno strumento smart a effettuare queste segnalazioni in modo tale che abbia anche una risposta veloce, forse è anche questo un po' un segreto nel rendere un po' più dinamico il rapporto con la cosa pubblica. Ma certo, voglio dire, siamo connessi per qualsiasi stupidaggine. Questa qui è una cosa, questo è uno dei motivi per cui essere connessi ha un senso. Quindi connettiamoci con chi sa a chi deve rivolgersi. E questa applicazione questo fa, cioè aiuta a parlare con chi di dovere, perché i problemi non sono soltanto la buca, può essere anche, giusto appunto, l'autobus in ritardo piuttosto che un disservizio di qualsiasi altro genere. E veramente io che non saprei, l'unica persona a cui potrei rivolgermi è il vigile di quartiere. Ma poverino, dovrebbe riceverne un po' troppe, invece l'applicazione perlomeno le smista dal tempo. Esatto, adesso poi in realtà hanno pure da fare con le persone che si spostano da una parte all'altra della città, adesso sono tutti impegnati, poveretti, a multare anche questi, a multare noi che non abbiamo una possibilità enorme di poterci spostare nelle città. Senti, tu prima parlavi scherzando della buca, dice io se la vedo non so neanche a chi segnalare, ma in realtà andando in giro per la città tu sei un po' come Jessica Rabbit, dici di essere così, ma non sei così svalvolata, secondo me, come ti racconti. Qual è proprio quella cosa che ti dà fastidio circolando in città e dici ma porca miseria, ma per quale motivo questa cosa non va bene? Non so, potrebbe essere la spazzatura di Roma come a Milano, non lo so, magari le periferie, i trasporti sulla rete di superficie che non sempre sono puntuali. Qual è quella cosa che ti dà proprio fastidio? C'è un'inezia. Per esempio, nei bidoni della differenziata, della spazzatura differenziata, il bidone che raccoglie la plastica ha un buco d'ingresso grosso così. Ora, se io ho messo tutta la plastica da brava cittadina dentro un sacchetto di plastica, il mio sacchetto di plastica è grosso così, mi tocca disfare il sacchetto, ritirare fuori tutto e buttarle tutte dentro. Fate dei buchi un pochino più larghi ed ecco che il mio sacchetto entra dentro e io la plastica la faccio in un attimo. Se no è un lavoro doppio, triplo, quadruplo. Se non addirittura si lascia tutto fuori per poi Esatto, naturalmente perché delegare il problema a qualcun altro, che è un'altra cosa sgradevole, che poi c'è sempre qualcuno che rimane il con il problema è problema. al gatto di turno, perché poi ci sono i gatti di strada che cominciano, aprono e tutto per terra. Senti, diamo uno sguardo un po' alle generazioni attorno a noi. Tu hai due figli, una ventina d'anni, se non mi ricordo male, e chiaramente oggi i ragazzi su questi temi sono probabilmente molto più sensibili di noi. Grazie anche probabilmente alle battaglie di Greta Thunberg e quindi a tutti i giovani che sono scesi in piazza perché molto preoccupati delle condizioni dell'ambiente e quant'altro, però è importante anche riuscire a trasferire questa sensibilità nei loro confronti. Tu intanto come fai con i tuoi? Ma io credo che l'unico modo per passare ai ragazzi qualche informazione sia l'esempio, per cui loro respirano in casa, poi attuano quello che respirano in casa. E se noi, per esempio, stiamo attenti, giusto appunto, a non sprecare l'acqua, a non lasciare tutte le luci accese, cosa che fanno regolarmente i ragazzi. E queste sono già piccole attenzioni nei riguardi ecologicamente parlando, sono piccole attenzioni dovute. Se io penso a mia madre, che ahimè se n'è andata, ne aveva 95, ma lei, avendo fatto la guerra, sapeva benissimo come comportarsi ecologicamente. E per esempio lo spreco era una cosa inconcepibile per mia madre, ma in modo assolutamente Naturale. naturale,
naturale. Noi magari dobbiamo pensarci, però se cominciamo a porre attenzione a non sprecare, a non sprecare in generale, è anche un modo per non sprecare noi stessi. Mamma mia, come sono filosofa. Ma infatti io ti faccio continuare su questo filone. Adesso cercando di non fare brutta figura entrambe, perché siamo totalmente inadeguate a discutere di questo tema. Lo sai che il grande argomento di dibattito è quello della decrescita felice, o come dice Assautenti, ma perché non possiamo anche continuare a crescere felicemente, chiaramente riorganizzando le nostre abitudini di spesa e di consumo. Ma insomma, tu di questo tema che cosa ne pensi? Qua ci toccherebbe veramente in maniera molto indegna commentare su questioni che in realtà sono al centro del dibattito di grandi economisti, però ognuno nella sua piccola parte qualcosa può fare. Insomma, abbiamo discusso in questi mesi con la pandemia della globalizzazione, forse se ci riorganizziamo un po' di più all'interno dei confini domestici, rilanciamo i negozi di quartiere, quindi anche questo è il dibattito sulla Questa, per decrescita felice. esempio, una delle cose importanti è rilanciare i negozi di quartiere, perché noi dobbiamo renderci conto che il giorno in cui tutti i piccoli negozi chiudono, le nostre città diventano buie. E questa è una cosa che già a me mette tristezza adesso, quando vediamo che i negozi sono chiusi, ce ne rendiamo conto che diventano soltanto dei dormitori le nostre città, se non c'è un po' di luce, un po' di vita intorno, anche un fatto di sicurezza banalissimo. Certo. L'avere il negoziante sotto casa. Quindi sì, certo, il supermercato è molto comodo e io vado pazza per i supermercati perché in un attimo compro tutto quello che devo. Però poi ci sono dei prodotti ai quali magari preferisco rivolgermi al mio macellaio oppure al mio fruttivendolo che so che cosa mi dà. E questo tutto sommato credo che sia già ho risposto? Sì, in modo tale che anche loro non siano esclusi dalle dinamiche economiche mondiali, perché nessuno è escluso, ovviamente, quindi ci facciamo entrare anche i commercianti di prossimità. Carla, qua potremmo veramente parlare ancora a lungo, noi speriamo di aver stuzzicato l'attenzione, che vadano tutte le persone che oggi ci hanno seguito a curiosare sulla applicazione, è un'iniziativa molto concreta appunto di queste associazioni dei consumatori, sono molto attive sul territorio, alle quali ci possiamo rivolgere sempre in caso di bisogno. Facciamo lo spottone finale all'applicazione, tu ne sei stata testimonial e quindi un invito finale? Quindi è facilissima da usare, è immediata, si clicca, allora si chiama Nessuno escluso, escluso, si clicca e si diventa cittadini consapevoli, che non è male, in questo momento è una cosa che potrebbe aiutare tutti quanti. Bene, grazie, grazie a Carla Signori. Se noi naturalmente speriamo prima o poi di non rivederci, speriamo di non rivederci di nuovo su queste piattaforme, ma di ritrovarti al più presto al cinema, in TV e anche a teatro, ancora più vicini. Grazie Carla, in Grazie, bocca al lupo per grazie, tutto. grazie a tutti. Ciao.